continente senza terra. Così molti chiamano l'immenso oceano di ghiaccio che ricopre forse senza soluzione di continuità l'estremo nord del nostro pianeta. Forse, poiché i ghiacci dell'Artico, sotto la loro uniforme coltre, potrebbero ancora nascondere qualche isola ipotizzata da molti, ma mai localizzata. In sostanza, le terre artiche non sono altro che un semplice prolungamento, anche se spezzato e sminuzzato, dei continenti americano, asiatico ed europeo. Malgrado ciò, esse non vengono considerate parte di questi continenti, ma un insieme di aree emerse, accomunate da certi spiccati caratteri similari. Questo immenso continente di gelo si può dire che da sempre abbia innescato nell'uomo un desiderio di scoperta. Le prime notizie di osservazioni di questi luoghi risalgono al IV secolo avanti Cristo, con una navigazione di scoperta di un certo Pietro di Massilia, che, dati i tempi, si pensa non giungesse oltre la Norvegia. Dopo di lui, molti naviganti e studiosi sfidarono l'Artico con ogni mezzo, ma solo sul finire dell'Ottocento cominciarono le prime vere spedizioni, che avrebbero portato con le loro esperienze alla conquista del Polo. Nulla deve essere tolto all'audacia ed al coraggio di coloro che, talvolta con la stessa vita, pagarono il prezzo di questa affascinante e meravigliosa avventura, che diede all'umanità la conoscenza dell'ignoto tetto del mondo. I nomi di questi pionieri dell'Artico sono e resteranno per sempre fulgidi esempi di valore nella storia dell'uomo alla conquista della sua terra. E per sempre sfideranno i tempi come i cippi affondati e perduti nel ghiaccio in ricordo del loro sacrificio. Oggi l'avventura dell'Artico è terminata, anche se il gelo polare può ancora nascondere dei segreti. Possenti navi solcano l'immenso oceano su rotte sicure, rotte segnate dal sacrificio e dal dolore di quegli uomini che fecero di questo continente senza terra la loro unica ragione di vita. Oltre ad essere un continente senza terra, l'Artico può essere definito un continente senza sole. La nebulosità media del cielo è di circa 7 su 10, cioè 7 decimi di cielo coperto con un peggioramento nel periodo da gennaio a luglio. Malgrado ciò, in tutte le terre artiche, quando con il progredire dell'estate il sole riesce a sciogliere in tutto o in parte la coperta nevosa ed i suoi raggi possono scaldare il suolo, in poche settimane, per il riscaldamento ininterrotto e per la continua luce, la rara vegetazione si sviluppa con sorprendente rapidità. Grazie quindi a questo tipo di insolazione proprio dell'Artico, la vita vegetale, anche se scarsa, non manca in nessuna di queste terre, ma essa è limitata a quelle specie che, oltre alla brevità della stagione, possono resistere alle intemperie ed al minimo spessore del suolo nutritizio, che a pochi centimetri di profondità resta perennemente gelato. Nonostante la relativa povertà della vegetazione e le proibitive condizioni climatiche, la fauna è ricca di specie che generalmente si adattano a queste condizioni grazie a situazioni fisiche di rivestimento protettivo e a particolari comportamenti. La renna, per esempio, abbonda nelle terre siberiane e nella Novaya Zemlya, dove è addomesticata. Scarseggia nelle isole Svalbard a causa di una caccia indiscriminata e talvolta, in grossi branchi migranti, è presente nell'arcipelago artico americano. Nelle zone più a sud, ai limiti delle foreste, sono presenti anche altri tipi di cervidi. In ogni caso, questi difficilmente superano i 40 gradi nord, essendo oltre questo limite assente il tipo di vegetazione a loro necessario per la sopravvivenza. Un altro abitante delle terre artiche è la candida e veloce lepre polare, perfettamente adattata al luogo anche nella mimetizzazione del suo manto. Una mimetizzazione che però talvolta non è sufficiente a sottrarla all'aggressione di altri abitanti dell'Artico,
come le volpi polari o i lupi, cacciatori per eccellenza. Un altro provetto cacciatore delle nevi è la civetta polare, il rapace più nordico del mondo. La sua presenza è stata accertata oltre i 75 gradi nord, cioè fino a dove è possibile per lei trovare delle prede che le permettano di sopravvivere. Infatti, questi luoghi apparentemente senza vita abbondano di diverse specie di piccoli roditori che sono appunto il cibo base di questo rapace. Ed il minuscolo lemming, malgrado la sua velocità, rappresenta per la civetta delle nevi molto spesso un necessario ed insostituibile pasto. Il clima del continente senza terra è fondamentalmente determinato dalle cause di ordine astronomico che regolano all'interno del circolo polare l'inclinazione dei raggi solari e l'alternanza dei lunghi giorni e delle lunghe notti. La presenza però di una vasta estensione di mare che occupa tutto il centro della calotta, anche se inframmezzata da estensioni continentali frammentate, dà a questo clima taluni dei suoi lineamenti più caratteristici. Durante i grandi freddi invernali, l'atmosfera è straordinariamente asciutta a causa delle basse temperature che rendono quasi nulla l'evaporazione. Piove quasi esclusivamente nella stagione estiva e nel resto dell'anno avvengono solo precipitazioni nevose fatte di neve che la siccità dell'aria rende particolarmente asciutta e formata esclusivamente da minutissimi aghi di ghiaccio privi di coesione tra loro. In sostanza, una polvere di neve. Le bufere di nevischio sono violentissime, però, malgrado quanto si possa pensare, sono molto rare e limitate alla sola stagione invernale. Il continente senza terra può anche essere definito un continente mutante. In estate, infatti, in questa bianca distesa di gelo, si aprono innumerevoli e profonde fratture che ne modificano notevolmente la struttura. Da queste fratture, il cui fenomeno di scissione può assumere talvolta la violenza di un terremoto di inaudita magnitudo, si formano degli enormi banchi di ghiaccio che possono arrivare ad estensioni di molte centinaia di chilometri quadrati. Questi banchi, trascinati dalle correnti, si muovono alla deriva e con il sopraggiungere di un nuovo inverno si saldano tra loro dando origine al grande e meraviglioso pack artico. Il pack in effetti è il vero continente. Un illimitato continente di gelo dai mutevoli ed incostanti confini galleggiante in un mare ancora oggi in parte sconosciuto. Un altro particolare fenomeno dell'Artico sono gli iceberg, enormi masse di ghiaccio d'acqua dolce che si staccano dai ghiacciai polari e che procedono alla deriva sino alla completa fusione. Possono raggiungere agevolmente superfici superiori ai 3.000 km quadrati ed altezze di centinaia di metri sul livello del mare, con un volume immerso che supera da 6 a 9 volte quello emerso. Delle vere isole galleggianti. Malgrado tutto, come abbiamo accennato, la fauna dell'Artico è molto ricca ed in particolare gli uccelli sono presenti in grandissimo numero. Sono animali quasi esclusivamente marini come le sule, che si radunano sulle coste scoscese delle poche terre in organizzate colonie. Anche il gabbiano è un abitante abituale di queste coste rocciose dove vive e nidifica accanto ad altre specie di volatili come il simpatico pulcinella del mare. In ogni caso, l'abitante più numeroso di questo continente è sicuramente la foca. Sebbene quasi ogni membro dell'ordine dei pinnipedi, mammiferi particolarmente adatti alla vita acquatica, venga popolarmente definito foca, le foche propriamente dette sono solo quelle della famiglia delle focide. Sulle coste delle terre artiche non è difficile incontrare colonie di questi animali composte da svariate migliaia di individui.
Le foche, al contrario delle sorelle otarie, non hanno orecchie esterne e non possono piegare in avanti al di sotto del corpo le pinne posteriori. Malgrado ciò, sono delle veloci ed abili nuotatrici. L'acqua infatti è il loro elemento. Sul ghiaccio o sulla terraferma i loro movimenti sono goffi e stentati ed il loro procedere è lento, con movimenti che somigliano a quelli del nuoto. Si può dire così che la foca nuota anche quando cammina. La foca dell'emisfero boreale, che vive più a settentrione, è la foca degli anelli, che popola le coste di ghiacci del circolo polare artico. È presente in alcuni casi fino al polo nord e solitamente vive nell'acqua vicino alle terre e non fra il ghiaccio galleggiante ed il mare aperto. Un'altra foca comune dell'Artico è la pagofila della Groenlandia. Forse è il tipo più numeroso. Una valutazione basata su un conteggio di esemplari osservati mediante fotografie aeree ha fatto stimare una popolazione di più di 5 milioni di individui. Sono animali di alto valore commerciale, specialmente i piccoli che vengono cacciati per il soffice e candido mantello. Fino a pochi anni fa, una indiscriminata e crudele mattanza, molto simile ad un vero e proprio massacro, aveva messo in pericolo la stessa sopravvivenza della specie di questo dolce ed indifeso essere. Oggi, grazie ad accordi internazionali e a leggi protettive, questa strage è stata limitata e così la foca si è salvata da una sicura estinzione. Molto particolare in questa specie è il periodo di allevamento della prole. In questi tempi le femmine sono molto combattive e difendono il territorio da intrusi con selvaggia violenza. È in questi territori, infatti, in tane scavate nel ghiaccio, che vengono partoriti ed allevati i piccoli fino allo svezzamento. Dopo questo periodo, che a seconda delle specie può variare da 10 o 12 giorni fino a 2 mesi, le femmine abbandonano le loro tane all'interno della banchisa e si dirigono verso il mare, seguite dai piccoli. Così per loro avrà inizio la grande avventura. Per i primi tempi, anche in mare, il piccolo è amorevolmente ed assiduamente assistito nei suoi tuffi dalla onnipresente madre. È infatti lei ad insegnargli i segreti del mare, ad accompagnarlo nelle prime ed ancora incerte passeggiate tra i ghiacci frantumati e a guidarlo nelle brevi immersioni alla ricerca di cibo. Anche questo periodo, per così dire, di apprendistato varia da specie a specie. In ogni caso, dopo lo svezzamento, quando la pelliccia è ancora bianca, il piccolo della foca già si muove agevolmente nel suo habitat del tutto incurante del rigido clima. Infatti, il suo morbido mantello ed uno spesso strato di grasso gli permettono di affrontare già dai primi giorni di vita le intemperie del continente senza terra. Dopo pochi mesi, la bianca pelliccia si trasforma in un mantello di pelo più corto e da questo momento la giovane foca può dirsi adulta. E da questo momento, come già accennato, l'acqua diviene per la foca il suo elemento vitale. Abile nuotatrice, può rimanere in apnea per svariati minuti alla ricerca del suo cibo preferito, costituito da pesci, calamari e piccoli crostacei che abbondano in questo continente senza terra. Senza terra perché, come abbiamo potuto osservare, la grande banchisa è essenzialmente un'enorme distesa di ghiaccio che circonda il polo nord. Qui l'oceano raggiunge profondità abissali e qui, come detto, non sono state riscontrate terre ed è molto improbabile che ve ne siano. Antiche leggende e fantastici racconti di naviganti hanno narrato nei secoli di fantastiche isole, di rocce che si ergevano dal mare come giganti solitari, di montagne dalle alte vette, ma tutto era e rimane confinato nell'immaginario di uomini che allo stremo delle forze, vinti dalla violenza della natura, vedevano un continente che esisteva solo nella loro volontà. In ogni caso, in questo oceano apparentemente senza fine, queste fantastiche isole esistono. Esistono queste montagne che si ergono dalle acque, ma al di sotto di loro non c'è terra o roccia, ma solo mare, un mare che è il regno incontrastato dei ghiacci.
Questo regno ha un re, l'orso bianco o orso polare. È di carattere essenzialmente solitario, vive in coppia solo nel periodo degli amori, che solitamente viene in primavera. Dopo questo tempo, la femmina lascia il maschio e si allontana alla ricerca di un luogo dove partorire. Trovato il posto adatto, essa talvolta scava una tana superficiale nella neve fresca, oppure si rifugia in una delle tante caverne di ghiaccio che si trovano nel suo territorio in attesa del lieto evento. Questo avviene solitamente nel mese di gennaio. Alla nascita i piccoli, che hanno le dimensioni di una cavia, sono completamente inetti, ciechi e restano quasi immobili nella loro casa di ghiaccio. Dopo pochi mesi, però, hanno già raggiunto una certa autonomia, ma restano ancora accanto alla madre, che per nessun motivo abbandona la tana, vivendo esclusivamente delle sue riserve di grasso. Con il passare dei giorni, i piccoli evidenziano sempre più il loro carattere combattivo con giochi di apprendimento, sempre sotto il vigile sguardo della madre. Il periodo di allattamento dura molto a lungo e durante questo tempo né la madre né i piccoli usciranno all'esterno, ma vivranno in dolce comunione fino al completo svezzamento. Solitamente è il primo nato ad affacciarsi ed a lasciare la tana, ma presto anche gli altri seguiranno il suo esempio, vincendo l'ultimo timore per l'ignoto. Anche la femmina a questo punto lascia la tana, ma non si allontana di molto da questa. Dovrà ancora passare del tempo prima che la famiglia inizi il lungo viaggio sulla banchisa verso il mare. Nel frattempo, i piccoli principi bianchi continueranno i loro giochi nel loro vasto e gelido regno. Ormai, però, un'altra estate è giunta e con lei è arrivato il momento del lungo viaggio. Anche i piccoli sono pronti ad iniziare la loro prima grande avventura. Un'avventura che li porterà agli estremi limiti del pack, fino al grande oceano. Qualcuno cercherà di approfittare dell'occasione per farsi trasportare, ma il viaggio attraverso il continente senza terra è cominciato ed il mare è ancora molto lontano. Nulla potranno le rimostranze di qualche piccolo viandante poco convinto. Anche lui dovrà comprendere che il tempo dei giochi è ormai finito e che bisogna affrettarsi prima che una nuova e lunga notte artica scenda sulla banchisa. Questo è l'Artico, un continente di ghiaccio che copre il tetto del mondo. Un continente lontano dove la natura impera incontrastata e violenta. Un continente che sotto la sua coltre di gelo nasconde molti segreti e molte fantasie. Un continente dove l'uomo ha sfidato se stesso ed ha vinto. L'Artico, il continente senza terra.